Ancora un nuovo caso positivo al Covid-19 a Cava dei Tirreni. A comunicarlo il sindaco della città metelliana Vincenzo Servalli, quale ha fatto sapere che il nuovo caso è strettamente legato all'ambiente familiare della pediatra cavese in servizio all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. In mattinata sono giunti anche i risultati di altri 7 tamponi, mentre si è in attesa degli esiti di altri 19 test effettuati nella giornata di ieri. Sale così a 34, deceduti e guariti con il numero complessivo dei cavesi che hanno contratto il coronavirus. A questo numero si aggiunge anche il ragazzo metelliano che si trova in isolamento ad Acropoli, risultato positivo al Covid-19, mentre si trovava a casa della sua fidanzata. La novità di pochi minuti fa è che abbiamo un nuovo caso positivo, strettamente collegato al recente caso positivo di cui si è parlato, per gli impatti che ha avuto anche sull'ospedale di Battipaglia. Siamo a 34, questo ovviamente sull'arrivo di 7 tamponi, sì. Su 7 tamponi di stamattina di cui è arrivato il risultato è arrivato questo caso positivo. E siamo in attesa degli esiti di altri 19 tamponi che sono stati quelli fatti nella giornata di ieri. Il sindaco Servalli, inoltre, in vista della fase 2 che potrebbe scattare dopo il 3 maggio, ha invitato i cittadini cavesi a continuare a rispettare le restrizioni ancora in vigore. L'importante è che, diciamo, fino al 3 maggio almeno, che è la data di scadenza degli ulteriori provvedimenti, dal nostro punto di vista, nonostante il dibattito nazionale, diciamo, è proiettato già molto avanti, sì. Giustamente bisogna capire anche a livello locale come sarà la ripartenza, però oggi ne abbiamo 16 credo, e quindi dal 16 al 3 restano in vigore tutte le norme, tutte le misure di cautela che ci siamo dati in queste settimane, quindi non si può uscire da casa se non per fare la spesa, andare in farmacia o per ragioni di necessità ed urgenza. Chi venisse fermato e non riesce a dare idonea giustificazione al fatto che sta per strada viene multato, e c'è la sanzione aggiuntiva che viene disposta dall'ASL di 14 giorni di isolamento coatto. Tutto questo è ancora in vigore. Sì. Quindi, inoltre sono in vigore le norme che riguardano l'obbligatorietà della mascherina e dei guanti quando si entra nelle attività commerciali, con la possibilità da parte del gestore di far uscire dal negozio, dal supermercato, quindi di buttare fuori, diciamo in italiano lo dico, chi entra senza mascherine e guanti. Quindi tutto questo è vigente, è in vigore, la fase 2 se ne sta discutendo, ma ancora non è partita.